Bentornati raga e benvenuti per chi è nuovo nel canale ragazzi. Allora, oggi vi voglio informare che finalmente siamo riusciti a portare ragazzi il salvataggio dati su Xbox Next Gen raga, quindi solo Xbox Series X. E mi raccomando, la nuova versione di gioco. Se siete interessati contattatemi su Telegram ragazzi. Mi raccomando, non mi rompete le palle per i prezzi, perché per Xbox è tutto veramente un bordello ragazzi, portarlo e riceverlo tramite PS4. Quindi se siete davvero interessati mi potete contattare, se no potete pure skippare il video. Come potete vedere nello slot degli abiti c'ho il magic slot, io semplicemente selezionando qualsiasi completo a me piace e poi riselezionando il secondo completo che si chiama Magic Slot, io trasferirò tutti i loghi. Quindi a questo punto possiamo partire con il tutorial di come usarlo ragazzi. Ma prima sigla raga. Ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Quindi, raga, iniziamo. Potete partire con qualsiasi outfit, è indifferente. Quindi, una volta che abbiamo inserito il salvataggio moddato, ragazzi, che per inserirlo dovete contattare me, è una cosa che faccio io, ve lo inserisco, e una volta che ce l'avete dovete seguire questo tutorial. Quindi andate in storia una volta che siete già in una sessione online, fate lo switch e andate nella storia, ragazzi. Quando tornerete in storia spawnerete con Franklin o con un altro personaggio a caso, ok ragazzi? Quello spawna random. Comunque sia, una volta che siete in storia e non avete il vostro personaggio, quindi avete questo diverso, dovete semplicemente andare su partita, andare su carica partita e caricare, ragazzi, scusatemi, sopralluogo al porto, che questo sarà il nostro salvataggio moddato. Una volta che noi caricheremo questo salvataggio moddato, spawneremo ragazzi in storia con Michael, con una maschera buggatissima, con una maglia che non so dove cazzo esca, senza pantaloni ragazzi. Quindi se siete arrivati a questo punto e siete spawnati in questa maniera ragazzi, avete fatto per adesso tutto giusto, non potete sbagliarvi. Quindi non ci resta altro che recarci regà nella scuola di volo in questa posizione. A questo punto, una volta arrivati ragazzi, dovremo partecipare su un amico, su Anawak, su qualcuno che sta in mira differente ragazzi, ok? In questo momento Anawak ce n'ha per le palle di stare online, quindi mi sono fatto dare una mano da Xenoro e saluto e ringrazio, bella bro. Quindi a questo punto ragazzi, una volta che siete arrivati qua, che stiamo con questo bel salvataggino moddato, apriamo il nostro menu di pausa o lo fate dal menu Xbox, è indifferente, dovete partecipare su quindi un amico che sta in mira differente ragazzi. Dopodiché accettate il primo e rifiutate il secondo messaggio ragazzi. A questo punto non ci resta altro che dirigerci per andare all'interno della scuola di volo. Niente di più facile, raga. A questo punto ascoltatemi bene perché inizia il difficile. Clicchiamo una volta su decollo, ragazzi, sulla prima lezione. Dopodiché, a questo punto, una volta che spawneremo all'interno, faremo salta per saltare il tutorial, che non ce ne frega niente, ragazzi. E adesso ascoltatemi. Dovete, appena starta la lezione, schiacciare triangolo Y per scendere dal velivolo, ragazzi. Dopodiché aprite subito il menu Xbox o il menu PlayStation e partecipate su un vostro amico che stia in mira differente. A questo punto, una volta che c'è recupero, accettate il primo messaggio, ragazzi. E sul secondo messaggio, ascoltate bene, dovete sentire questo rumore. Alla fine di questo rumore, ragazzi, in teoria dovete cliccare una volta B o cerchio e cliccare una volta al menu di pausa, quindi option se giocate da play, per aprire il menu di pausa. Deve essere fatto velocissimo, ragazzi. Quindi adesso ve lo faccio rivedere nella maniera corretta.
Quindi scendo dal veicolo, apro il menu Xbox OPS, partecipo su un amico indifferente, accetto il primo, sto fermo ragazzi, ascolto il sound, appena finisce raga, clicco B e subito al menu di pausa. Il risultato dovrà essere questo, che siamo in questa schermata glitchata raga, è fondamentale. Regà, non vi aspettate che è facile perché non lo è. Io ci ho messo una mezz'ora buona, mi raccomando. Se sbagliate dovete ripartire da fuori la scuola di volo e riniziare quello step. Quindi a questo punto andiamo su online, regà, gioca GTA online, crea una sessione ad amici chiusa, fondamentale. Appena avvierete la sessione ad amici chiusa, ragazzi, come potete vedere avremo questo menu buggato. Adesso regà non ci resta altro che cliccare tre volte freccetta su regà e R1 se giocate da Play o RB se giocate da Xbox. Il risultato è che vi darà questa schermata con gli switch arancioni della scuola di volo, ragazzi, come potete vedere. Quindi una volta che spawneremo e avremo questa schermata, saremo in questa situazione, abbiamo quasi finito il glitch. Quindi non ci resta altro che cliccare una volta B o cerchio, ragazzi, ci darà la schermata di volo. E a questo punto, una volta che siamo nella schermata di volo, clicchiamo una volta al menu di pausa, ragazzi, start option, come volete chiamarlo. E a questo punto ci andiamo ad avviare, regà, la nostra amica attività, un lavoro da titano. E la trovate nelle create da Rockstar missioni, un lavoro da titano, regà. Avrete sempre questa schermata glitchata. Regà, sto cercando di velocizzare e tagliare il meno possibile, così riuscite a vedere tutto chiaro chiaro. A questo punto è facile, andiamo ad avviare l'attività lavoro titano normalmente, ragazzi. Quindi questa parte la velocizziamo. E una volta arrivati all'interno dell'attività avremo questa situazione. Avremo la schermata buggata spostata verso l'alto a sinistra, ragazzi, e dovremo cliccare BBA, quindi se giocate da Play, cerchio cerchio X, ragazzi, e saremo in questa schermata. A questo punto, ragazzi, e sbadabam, regà, avremo il nostro magic slot. Allora ve lo dico già subito, il cappellino non si salva, ragazzi, non statemelo a chiedere. Ma rimangono i loghi. I loghi li potremo mettere su tutti gli outfit. Quindi adesso dobbiamo semplicemente salvarlo, perché vi ricordo che siamo nel lavoro da titano. Quindi ci dirigiamo dal negozio di ammunition più vicino, regà. E ora vi dico anche due consigli. Io lo salverò più volte, quindi mi metterò il magic slot nell'ultimo posto, ragazzi, così quando andremo a fare magari dei completi moddati nei merge, nell'attività, riusciremo a tirar fuori qualcosa. E poi me lo salverò anche in altre parti. Non sto a sacrificare il primo, perché almeno quello me lo tengo per fare gli outfit normali, ma l'ultimo lo sacrifico per tenere il magic slot, ragazzi. È veramente una bomba, ragazzi. Se volete, siete interessati, non esitate a contattarmi. Mi contattate, io vi inserisco il salvataggio moddato nell'account, dopodiché vi fate questo glitch, raga, e avrete i loghi su tutti gli outfit, ragazzi. Niente, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbadabam, raga, al prossimo video. Buona visione.